Ma ci vogliamo vergognare? Sono disperati 50 operai dell'Aveco di Martinsicuro, la fonderia già fallita da tempo che dal mese di marzo non percepiscono più dall'INPS la cassa integrazione Covid che spetta loro di diritto. Sono soldi che lo Stato ha stanziato, perché non ce li danno? Gridano i lavoratori sotto le finestre della prefettura di Teramo. Lavoratori che saranno definitivamente licenziati a settembre e che oggi non hanno soldi per pagare bollette e mutui e che a fine estate non avranno nemmeno più un lavoro. Una situazione drammatica, come spiega Natascia Innamorati della CGIL di Teramo. 50 lavoratori che torneranno a casa e che adesso non sanno come vivere. Esattamente, oltre il danno, la beffa, i lavoratori dell'Aveco stanno vivendo l'ennesima prova da sforzo. I lavoratori che a settembre riceveranno le lettere di licenziamento per l'azienda, di fatto l'unica fonderia della nostra provincia, ha chiuso definitivamente. Attualmente stanno subendo un ritardo del pagamento della cassa integrazione inspiegabile. Devono percepire ancora aprile e maggio, sono fermi a marzo. Questo perché? Perché l'INPS ha cambiato procedura di lavorazione delle pratiche di cassa integrazione e attualmente quelle pratiche, dopo tanto ritardo, sarebbero anche lavorabili. Tuttavia mancano i soldi da parte dello Stato, cioè le casse dello Stato sono di fatto vuote per pagare la cassa integrazione a questi lavoratori. Non possono dunque pagare né mutui né bollette. Sono disperati. La dignità di questi lavoratori si è fermata diverso tempo fa, si sentono completamente abbandonati e sono disperati, sono stanchi. Non riescono più a capire il motivo di questa totale dimenticanza. Il prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, ha ricevuto la delegazione dei lavoratori dell'Aveco e i sindacati. Si farà portavoce della protesta verso l'INPS.